Questa iniziativa di presentazione delle linee guida per la definizione dei costi ambientali della risorsa. Chiedo scusa, devo fare un annuncio che sono dimenticata. Allora, l'evento verrà registrato, per cui chi farà gli interventi e non voglia avere insomma, essere oggetto di registrazione lo dovrà comunicare prima della presentazione. Vi ringrazio. Diciamo, lo può comunicare se non vuole essere. Lo dovrà essere. Categorica. Comunque, trovo che questa iniziativa sia importante e devo ringraziare in primis proprio la dottoressa Colaizzi che questa sua irruenza dimostra non solo nell'uso degli imperativi ma anche nelle iniziative che avvia e porta sempre a termine con estremo impegno. Io, come consueto, innanzitutto voglio ringraziare, oltre alla dottoressa Colaizzi e tutti coloro che sono qui che hanno accolto l'invito, dando significato poi a questo incontro, no? Manifestando interesse, danno atto che l'iniziativa, chi ha pensato l'iniziativa ha fatto una cosa giusta e corretta e utile. Ma voglio ringraziare, oltre alla dottoressa Colaizzi, tutti coloro che hanno partecipato al gruppo di lavoro, sia i rappresentanti delle amministrazioni centrali, che le regioni, le autorità di bacino, ISPRA e anche, devo fare un nome perché anche un contributo importante l'ha dato l'ingegner Pineschi, che è un dirigente di Sogesi. ISPRA la voglio ringraziare anche perché ci ha dato un aiuto molto, molto utile, molto apprezzato per organizzare questa giornata, perché purtroppo noi siamo in pochi e non sempre siamo adeguatamente attrezzati, però insomma ecco, con aiuto, con la collaborazione di ISPRA siamo riusciti a organizzare, credo in modo più che soddisfacente, questa giornata. Per quanto riguarda l'argomento di oggi, il problema dei costi ambientali della risorsa si inserisce nel quadro delle misure che la direttiva comunitaria quadro, la direttiva 60, disciplina e individua per conseguire quelli che sono gli obiettivi di qualità della risorsa e l'integrazione tra gli obiettivi di qualità quantitativi sulle acque superficiali e sotterranee integrati a livello di distretto. La direttiva prevede che la determinazione dei costi delle risorse, dei costi ambientali, sia fondata su un'analisi economica dei servizi basata su previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta a livello di distretto idrografico e appunto rappresenta il presupposto fondamentale per attuare il principio del recupero dei costi dei servizi, compresi quelli ambientali e della risorsa, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative per l'ambiente acquatico. In altri termini, ai fini della tutela complessiva della risorsa,
i costi ambientali delle acque, i costi ambientali della risorsa devono essere presi in considerazione in base al principio di cui ne paga. Principio che, come tutti sappiamo, non è soltanto un principio che va a colpire i comportamenti illeciti, ma è un principio che permea di sé tutta la normativa comunitaria e che mira a internalizzare i costi ambientali collegati all'utilizzo della risorsa. Cioè l'obiettivo è di evitare una esternalizzazione dei costi della risorsa, sia per problemi legati alle esigenze di tutela dell'ambiente, sia anche per problemi che poi possono essere collegati a esigenze di evitare alterazioni della concorrenza. Un'adeguata politica dei prezzi per i vari settori di utilizzo delle acque, almeno famiglie, agricoltura, qui c'è il mio collega De Blasi di industria, può infatti incentivare e favorire un uso efficiente delle risorse idriche. Un'adeguata politica dei prezzi può favorire un uso quindi razionale delle risorse, un uso efficiente e soprattutto favorire l'attuazione in tempi rapidi degli obiettivi di qualità. Gli indicatori economici quindi sono fondamentali nella gestione della risorsa idrica e costituiscono il presupposto essenziale per una valutazione, per un processo di valutazione integrato. L'obiettivo è quello di garantire attraverso questo procedimento e attraverso queste misure un supporto adeguato al processo decisionale con riferimento alle infrastrutture e soprattutto per razionalizzare i prelievi. Nel primo ciclo di pianificazione di bacino, questi aspetti non sempre sono stati adeguatamente considerati e espressi. L'analisi economica infatti si è rivelata di difficile e controversa applicazione. Voi sapete che era prevista l'analisi economica entro i primi 4 anni, poi entro i successivi 13 anni e poi ogni 6 anni dovrà essere effettuata ed aggiornata. Le difficoltà sono state molte e sono riconducibili a informazioni insufficienti, i dati non sono stati sempre attendibili, difficoltà di metodologie di individuazione e identificazione dei costi ambientali e dei costi della risorsa. Si tratta di elementi critici che sono stati evidenziati anche dalla Commissione europea nell'ambito della valutazione dei piani di gestione. Questo punto è importante sottolineare che l'elemento criteri di applicazione per il costo della risorsa e dei servizi sono elementi prerequisiti fondamentali per l'accesso ai fondi comunitari nel settore idrico. Infatti rappresentano una condizionalità ex ante della politica di coesione 2014-2020. Tanto è vero che il 29 ottobre 2014, ai fini dell'approvazione dell'accordo di partenariato da parte della Commissione europea, l'Italia, rappresentata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero delle Politiche Agricole, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dalle autorità di bacino, ha presentato un piano d'azione proprio per individuare il percorso attraverso il quale ci siamo impegnati a soddisfare le condizionalità ex ante che sono appunto essenziali per accedere ai fondi comunitari.
In quella occasione è stato assunto l'impegno di emanare le linee guida che oggi presentiamo e che saranno oggetto di approfondimento nel corso della giornata. Il termine era gennaio 2015, a questo punto bisognerebbe fare una tiratina d'orecchie alla dottoressa Colaizzi perché è stato pubblicato solo i primi di febbraio il decreto, quindi non siamo mai non ha rispettato il termine, no? 15 giorni in più ci ha messo, che è una cosa insomma la solita, la solita burocrazia. No, ma la perché in tutti i sensi. Quindi rispetto c'è questo piccolo ritardo, però tenete presente che i regolamenti implicano un processo amministrativo che è abbastanza articolato, perché la delibera della conferenza, il parere del Consiglio di Stato, l'adeguamento eventuale di linee del Consiglio di Stato, quindi a parte il momento di confronto tecnico tra le amministrazioni competenti che ha portato a definire i contenuti del testo, poi c'è stato tutto un percorso amministrativo e di valutazione politica attraverso la conferenza tra regioni e una valutazione di legittimità da parte del Consiglio di Stato che ha determinato appunto questo leggero slittamento dei termini. Oggi non è solo l'occasione però per presentare le linee guida, ma anche per approfondire quelli che sono gli elementi dal punto di vista economico necessari per l'implementazione della direttiva 2060. In occasione dell'aggiornamento dei piani di gestione, infatti, deve essere garantita la sostenibilità economica e finanziaria delle misure. Devono essere evidenziati i costi, non vi devono essere sussidi incrociati sommersi, deve esserci una struttura finanziaria che incoraggi una dinamica sostenibile dei fattori di pressione antropica sui corpi idrici e deve essere data adeguata giustificazione a eventuali proroghe o deroghe. L'aspetto della valutazione economica sotto questo profilo è uno degli aspetti più significativi perché consente di fare una valutazione anche della sostenibilità degli sforzi che devono essere attuati e dei limiti di questi sforzi per conseguire gli obiettivi. Nella comunicazione del 9 marzo invece la Commissione rileva che attualmente nella pianificazione di bacino molti stati membri non hanno privilegiato le misure più idonee ed efficienti in termini di costi e rispetto a quello che è l'obiettivo finale del buono stato dei corpi idrici. In particolare la Commissione rileva che gli stati membri molto spesso si sono limitati, leggo testualmente, si sono limitati a stimare in quale misura quanto già predisposto possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi ambientali. E molto spesso, questa è un'altra censura, le proroghe e le deroghe rispetto agli obiettivi non si sono basate su valutazioni economiche adeguate, ma molto spesso sono state previste senza un'adeguata giustificazione. Mi ricordo per esempio che la Grenelle del Environment prevedeva già 4 anni fa, quando è stata adottata nel 2008-2009, un limite massimo di deroghe che mi sembra in Francia doveva essere non superiore al 30%, non so se l'hanno rispettato, però lì hanno un sistema particolarmente articolato nella gestione delle acque. Da noi la situazione è un po' più complicata, ritengo che sia complicata anche dai ritardi nell'attuazione delle previsioni della direttiva comunitaria, quindi nell'attuazione dei distretti, nell'attuazione degli enti d'ambito, adempimenti che sia nel collegato ambientale
che nello sblocca Italia sono stati presi in considerazione dal legislatore e dal governo in funzione di accelerare questo percorso di completa armonizzazione del quadro nazionale alle previsioni comunitarie. L'approccio strategico, metodologico e analitico della pianificazione deve perciò tenere necessariamente conto dei rilievi della Commissione. In particolare occorre tenere presente gli utilizzi della risorsa e soprattutto l'impatto che questi utilizzi hanno sull'ambiente, sul corpo idrico e sul sistema economico di riferimento. Occorre garantire la maggiore integrazione e connessione possibile fra gli strumenti di pianificazione, in modo da garantire una programmazione dell'utilizzo della risorsa che non sacrifichi nessuno degli aspetti in gioco: salvaguardia ambientale, tutela qualitativa, garanzia dell'approvvigionamento idropotabile secondo parametri comunitari e nazionali, effettiva riduzione delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici. L'analisi economica e le altre analisi di valutazioni, costi efficaci e costi e benefici, dell'efficienza in termini di costi e delle misure programmatiche diventano in questo contesto elementi essenziali. Le linee guida in questo contesto rappresentano una condizione minima. Come voi sapete, tra l'altro, abbiamo fatto in modo che nell'applicazione di queste linee guida sia garantita un'adeguata flessibilità applicativa, perché abbiamo pure voluto tener conto, è una cosa dovuta, non una scelta, come posso dire, discrezionale, di quelle che erano poi le situazioni sul territorio, per cui ci sono delle realtà che da questo punto di vista stanno avanti, altre che stavano più dietro, altre che avevano già elaborato dei criteri che possono essere considerati equivalenti, e quindi questo decreto questi aspetti li ha voluti salvaguardare, e quindi si è preoccupato di calarsi nella realtà applicativa senza creare troppi disagi a chi già era partito in modo efficace. Un altro aspetto importante che forse può essere, per cui l'incontro di oggi può rappresentare un'occasione, è la governance, gli aspetti che attengono all'intensificazione del dialogo interistituzionale e che possono dare un contributo, delle idee per favorire la completa attuazione della direttiva quadro. Prima di chiudere vorrei anche sottolineare che questo impegno che abbiamo messo nell'elaborazione delle linee guida lo stiamo mettendo pure nella partecipazione a livello comunitario a gruppi di lavoro che stanno lavorando per approntare linee guida europee per la definizione dei costi ambientali delle risorse. Dovrebbe essere discusso e approvato dai direttori dell'acqua a maggio 2015 un documento che sarà complementare e non sostitutivo di quelli prodotti in precedenza. Noi abbiamo presentato le nostre linee guida che sono state apprezzate. Credo che mi sono dilungato anche troppo, volevo soltanto l'intervento, volevo insomma individuare quelli che sono gli elementi fondamentali e dare uno spunto per i lavori che proseguiranno la giornata. Auguro a tutti di buon proseguimento e soprattutto che a fine giornata tutti possiate avere una considerazione positiva della giornata e essere un po' più arricchiti da questo confronto. Vado di seguito e vorrei salutare il signor Ministro che ci teneva a salutarvi e a presenziare a questa iniziativa,
Prego.